Sarà presto riaperta anche la parte ovest di Piazza della Resistenza, lo ha annunciato il Comune di Pistoia. Dalla prossima settimana partiranno infatti i lavori di abbattimento degli alberi pericolosi nella zona del parco attualmente chiusa al pubblico. L'intervento, tempo permettendo, si concluderà entro il mese di novembre. A quel punto, spiega l'amministrazione, potrà nuovamente essere riaperto completamente il parco. Al termine dei lavori di abbattimento degli alberi, inizierà l'opera di posa di 362 nuove piante, tra alberature ed arbusti. Si tratta di ben 197 tra camelie, rododendri e azalee, altrettante ortensie, due alberi di gelso, tre piante di leccio, un faggio rosso, 49 magnolie da fiore, sei querce rosse, tre aceri e altre piante. Un intervento, precisa il Comune, che era stato da tempo previsto e per il quale era stata già inserita a bilancio la copertura finanziaria. Già in estate alcuni alberi erano stati abbattuti, ricorda il Comune, perché individuati come pericolosi. I sei pioppi eliminati ad agosto in Piazza della Resistenza, infatti, facevano parte del piano degli abbattimenti predisposto da questa estate dagli uffici e che ha visto il taglio di 59 alberi su tutto il territorio comunale. Questo su mandato del sindaco per un progetto di nuove piantumazioni e riqualificazione dei giardini, a partire proprio dal Parco della Resistenza.